un sogno, incoronare un re o una regina. Entrambi questi termini indicano mettere la corona sulla testa di qualcuno, realmente o metaforicamente. Di fatto, la parola corona deriva dalla radice cor, che indica qualunque oggetto circolare ripiegato su se stesso, da cui ad esempio anche la parola cerchio, cornice, ma anche ghirlanda. Siccome la testa o il capo sono al vertice del corpo umano, la corona, ornando questa parte del corpo, è sicuramente uno dei gioielli più in vista ed è anche quello che indica il massimo livello sociale e politico raggiunto. In effetti, la corona è uno dei simboli più potenti e non solo nel gioiello, ma nella società umana di tutti i tempi e di tutto il mondo. Fino dalla preistoria, copricapi simili a cuffie decorati con centinaia di piccole conchiglie, simbolo di ricchezza e pregio, erano usati per indicare un personaggio di rango importante nella società. Nell'antico Egitto la corona era un segno di riconoscimento non solo per i faraoni, ma anche per le divinità. Ognuno aveva la sua e attraverso essa era riconoscibile. Gli antichi egizi adoravano le corone e ne usavano di tutti i tipi, fogge, colori e materiali, ma ciascuno con un suo preciso valore simbolico. La corona indicava non solo il ruolo del comando, ma anche quale parte dell'Egitto fosse assoggettata a quel potere. Basso Egitto, corona schiacciata rossa. Alto Egitto, corona di forma conica bianca. L'unione delle due corone indica l'unità territoriale dell'Alto e del Basso Egitto. Solo la corona del faraone e della sua consorte poteva essere ornata con l'ureo, il cobra in attacco posto su un cerchietto in oro, mentre le principesse indossavano diademi a fascia con teste di antilope, oppure ghirlande di oro, pietre dure e paste di vetro simulanti fiori e rametti fioriti. In Grecia, come segno di onorificenza e distinzione, si usava cingere la fronte con un nastro o diadema a cerchietto in oro e anche con nastri di tessuto annodati dietro la nuca, ma più spettacolari erano le ghirlande, di rami intrecciati con cui si adornava la testa. Le fronde potevano essere di piante vere e fresche oppure riprodotte in sottile lastra di metallo, dall'oro all'argento al bronzo, con anche bacche e fiori in metallo, pietra dura, pasta di vetro o legno per renderle più verosimili. A seconda della pianta usata o rappresentata, la corona assumeva un significato diverso. Quercia era la forza e il comando supremo, mirto, rosa selvatica o melograno significavano primeggiare nella bellezza e nella capacità rigenerativa dell'amore. L'alloro indicava la supremazia intellettuale e creativa e in generale gloria e vittoria. Per questo la corona realizzata con le fronde di alloro, in latino laurus, era chiamata corona laureale oppure anche corona trionfale ed era usata come onorificenza per i vincitori sia delle gare sportive che per chi raggiungeva il massimo livello nelle arti musicali, figurative e letterarie. Da qui il termine laurea e laureato, che ancora oggi indica quando qualcuno finisce e supera con successo il percorso di studi universitari. E sul suo capo si suole mettere una ghirlanda di alloro, proprio come vediamo nei ritratti dei grandi poeti del passato, Dante, Petrarca, Boccaccio e così via. La corona trionfale in alloro veniva assegnata dalla Repubblica dell'Impero Romano per onorificare un generale trionfante di ritorno da una battaglia. Con corona a ghirlanda si ornavano le statue delle divinità e la corona a ghirlanda spesso seguiva il corpo degli uomini e delle donne anche dopo la loro morte nella sepoltura. Gli antichi romani hanno quindi continuato l'usanza greca della corona a ghirlanda e a questa hanno affiancato altri modelli nuovi, come la corona germata e la corona radiata o raggiata. Quest'ultima con evidente riferimento ai raggi del sole e che troviamo esclusivamente nei ritratti degli imperatori e delle divinità. Queste corone erano realizzate con sezioni di metallo all'interno delle quali era fatto passare un nastro di stoffa o di cuoio che veniva legato intorno alla testa e che si chiudeva dietro la nuca con un fiocco o con un nodo. Nel tardo impero romano, a partire da Diocleziano e Costantino, gli imperatori si fanno raffigurare con un elmo corona, ovvero un elmo militare di probabile foggia orientale, impreziosito alla base da gemme colorate e raccordato anche da una fascia longitudinale sempre gemmata. Ai lati e sulla nuca scendono delle ali protettive che al tempo stesso incorniciano il volto e la testa. Forse in origine era costruita così anche la celebre corona ferrea con cui sono stati incoronati tutti i re d'Italia e che oggi è conservata con un aspetto molto modificato e rimaneggiato nei secoli nel Museo del Tesoro del Duomo di Monza. E è stata ricostruito un modellino per capire come poteva essere in passato.
Nell'impero romano d'Oriente l'elmo corona si fonde e si assimila al camelauchion o chemaleuchion, copricapo prezioso con cui erano contraddistinti gli alti dignitari e prelati. Si sviluppa quindi con il nome di camelauchion o chemaleuchion un nuovo tipo di corona che, con qualche variazione, ha continuato ad esistere anche dopo la deposizione dell'ultimo imperatore romano attraverso l'impero bizantino, rientrando anche nei vari imperi succedutisi in Europa e in Russia a partire dal Medioevo. Il camelauchion o chemaleuchion è costituito da una cuffia impreziosita alla base da un cerchio in oro e gemme e racchiusa sulla sommità da una fascia in metallo longitudinale e spesso gemmata o arricchita di smalti. I lati sono rifiniti con lunghi pendenti con catenelle, placche di smalti corollati e terminanti con tre gemme che cadendo sulle spalle incorniciano e illuminano il volto. Vista la particolare devozione dell'impero bizantino alla religione cristiana, i camelauchion possono avere sulla sommità anche una croce. Anche i re e gli imperatori delle popolazioni germaniche, che dopo la caduta dell'impero romano si sono avvicendati nell'occupazione dei territori europei, hanno sempre fatto riferimento alla tradizione delle insigne regalis, mantenute dall'impero bizantino e quindi mantenendo anche l'uso della corona imperiale come il camelauchion. Un capolavoro orafo è il camelauchion dell'imperatrice Costanza d'Aragona, realizzato all'inizio del XIII secolo, seppellito con l'imperatrice, riesumato nel 1781 e oggi conservato nel Museo del Tesoro della Cattedrale di Palermo. Una corona simile, ma che invece si è tramandata dal re in re per secoli, è la corona di Santo Stefano, detta anche Sacra Corona d'Ungheria, che è stata usata fino dal XI secolo e oggi è conservata nel Parlamento ungherese di Budapest. Anche la corona del Sacro Romano Impero Germanico è un capolavoro dell'oreficeria ottoniana ed è menzionata per la prima volta nel XII secolo e carica di forte simbolismo cristiano, composta da 8 placche a simboleggiare la resurrezione, ovvero la vita eterna. Oggi è visibile nell'Hofburg di Vienna. Sempre con 8 placche e con arco con croce, ma arricchita da una doppia calotta in oro e smalti posta sopra la cuffia, in tessuto, è la corona imperiale d'Austria, fatta costruire nel 1602 da Rodolfo II. Ciascuna di queste corone ha una storia secolare lunghissima, che spesso supera la storia delle monarchie che hanno rappresentato. Un altro magnifico esempio è la corona imperiale russa, realizzata nel 1762 per l'incoronazione di Caterina II e usata fino al 1896 per l'incoronazione dello zar Nicola II, ucciso dalla rivoluzione russa del 1917, che ha anche messo fine alla monarchia. Oggi la corona è ancora visibile nell'armeria del Cremlino a Mosca, mentre la famiglia reale è stata sterminata. Simile destino è quello dei gioielli della corona francese, in gran parte dispersi nel 1885 a causa della vendita fatta dalla Terza Repubblica. I gioielli sopravvissuti, comprese alcune corone, sono ancora oggi visibili al Louvre di Parigi, anche se la corona di Luigi XV è stata ricostruita, sostituendo i preziosi diamanti e gemme con cristalli di vetro. Le corone potevano essere tramandate da una incoronazione a un'altra, oppure potevano essere fatte su misura e richiesta del singolo re per il giorno della sua incoronazione ed essere seppellite con lui anche nella tomba, oppure essere offerte in dono dal re o dalla regina ad una importante chiesa o abbazia di riferimento. Questo è il caso della corona della regina longobarda Teodelinda, conservata nel Museo del Tesoro del Duomo di Monza, oppure delle 26 splendide corone di Guarasar, ritrovate alla metà dell'Ottocento in un campo nei pressi di Toledo, dove un tempo, probabilmente, sorgeva una importantissima abbazia, poi distrutta e dimenticata. Le 26 corone ritrovate sono visigote ed erano probabilmente appese in prossimità di uno o più altari della chiesa. Dopo varie vicissitudini, oggi sono visibili nel Museo Archeologico di Madrid. Di fatto, il Medioevo è un periodo di particolare scambio e anche tensione tra il potere temporale e quello spirituale, ed è per questo che proprio a partire da Papa Bonifacio VIII, il Papa inizia a indossare non una, ma due e infine tre corone in un complesso copricapo chiamato mitra, che, arricchito di corone, è chiamato triregno. Un cappello dalla forma svettante su cui sono inserite in sequenza tre corone a cerchietto gemmate per sottolineare il potere del Papa come padre dei principi e dei re, rettore del mondo e vicario in terra di Cristo. Nel Medioevo le corone reali sono formate da un cerchietto o una serie di placche unite da cerniere su cui svettano foglie stilizzate che vengono chiamate a fragola oppure a giglio, soprattutto in Francia dove il giglio è simbolo della casata reale, ma anche dalla rosa, con riferimento al simbolo della rosa in Inghilterra nella guerra civile delle due rose tra la famiglia York, simboleggiate dalla rosa bianca, e dai Lancaster, rappresentati dalla rosa rossa, in cui i Tudor, alla fine, ebbero la meglio e si rappresentarono
portarono con entrambe le rose come segno di pace e unità raggiunta. È possibile che questo modello sia stato influenzato, oltre che dalle corone greche e romane, anche dalle usanze orientali che vedevano corone a cerchio con elementi svettanti e riferimenti al mondo naturale, come vediamo nella corona pieghevole dorata di Tilia Tepe, ritrovata in Afghanistan, risalente al I secolo d.C. e oggi conservata nel Museo Nazionale dell'Afghanistan. Del resto, le piante hanno una ancestrale simbologia legata alla vita e al perdurare delle forze vitali. Oltre ai vegetali, gli elementi svettanti potevano prendere forma di amuleti, come angeli o santi o gemme e perle naturali a cui si attribuivano particolari proprietà protettive, oppure animali a indicare virtù o potere politico, come ad esempio le aquile che si trovano nella corona del tesoro di Sroda, in Polonia, appartenuta a Bianca di Valois, moglie di Carlo IV, imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, con chiaro riferimento alle insegne dell'Impero Romano. Nel tardo Medioevo le foglie si alzano sempre di più, in linea con le linee verticali tipiche dell'arte, dell'architettura gotica e anche della moda dell'epoca. Tra Medioevo e Rinascimento, tutte le fanciulle e le dame, anche se non erano principesse o regine, amavano indossare coroncini a ghirlanda in oro o argento dorato, arricchite da perle e gemme naturali, ma anche da pasta di vetro, tanto che le varie leggi suntuarie dell'epoca arrivano a proibirne l'uso, sia in materiali preziosi che non preziosi. Per tutte le condizioni sociali, era usanza che le spose indossassero una corona il giorno delle nozze, e la ragazza che non poteva permettersi di comprarne una, poteva noleggiarla per quello speciale giorno. Ad essere noleggiate potevano essere anche solo le pietre preziose da montare sulle corone. Questo è quello che è successo anche a molte corone importanti, ad esempio nel Tesoro Reale d'Inghilterra. Tra queste, la corona realizzata per Giorgio IV nel 1821, che in origine era composta da 204 perle e oltre 12 carati di diamanti. Poco dopo la cerimonia è stata smontata e oggi è visibile solo la sua struttura in metallo senza le gemme preziose. Oppure la corona della regina Alexandra, moglie di Edoardo VII, nel 1902 è stata costruita con il famoso diamante Koh i Noor, successivamente trasferito sulla corona della regina Mary nel 1911 e infine nella corona della regina Elizabeth nel 1937, mentre oggi è visibile nella Torre di Londra. Ancora oggi le corone hanno un potente fascino e mantengono il loro ruolo simbolico. L'etichetta di corte fa sì che sia la regina a scegliere, in base all'appropriatezza e alla convenienza, le tiare che le varie donne della famiglia reale d'Inghilterra indosseranno nelle occasioni ufficiali. Se la corona è il massimo simbolo per rappresentare la monarchia ed il governo di una sola persona su tutte le altre, al tempo stesso disprezzare la corona e distruggerla significa disprezzare proprio questo concetto. Ecco che anche se raramente, è comunque successo che le corone venissero derise e anche distrutte per abbattere il potere che avevano fino a quel momento rappresentato. Ad esempio, a seguito della guerra civile inglese in Inghilterra, conclusasi con la deposizione di Re Carlo I nel 1643, il Parlamento deliberò che venissero rimossi tutti i simboli di idolatria e superstizione, tra cui l'antica corona del re e santo Edoardo, usata fino dall'undicesimo secolo per le celebrazioni di incoronazione dei re inglesi. In quella occasione, l'antica corona è stata rimossa dalla sua teca e indossata dai presenti con mosse ridicole e risate di scherno, prima di essere smontata e fusa pochi anni dopo. Non a caso, lo stesso re Carlo I è stato decapitato nel 1649. Tuttavia, nel 1661, in seguito alla restaurazione della monarchia inglese, è stata realizzata una nuova corona di Sant'Edoardo, ancora oggi usata alternativamente assieme alla corona imperiale di Stato, che è più leggera, per incoronare i re e le regine inglesi. Entrambe sono conservate nella Torre di Londra. Ancora oggi, a fianco delle sopravvissute monarchie, nella contemporanea società democratica e fluida, tiare e coroncine vengono considerate un gioiello capace di trasformare, per un giorno o per una notte, una qualunque ragazza in una regina. Al di fuori del contesto cerimoniale ufficiale e riconosciuto dalla comunità, nessuno comunque fraintende il vero ruolo rappresentato dalla corona, che in questo caso si presta al gioco della trasformazione e della sublimazione di chi lo indossa. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se hai domande o vuoi fare dei commenti, puoi scriverli qua sotto, oppure scrivere al mio indirizzo di posta elettronica che trovi sul mio sito internet.